Quella contro il Tottenham è stata la prima grande partita della stagione del Newcastle, nonostante poi arrivò una beffa, finì 2-2 a White Hart Lane. È stata anche la notte che ha regalato il primo titolo stagionale al Newcastle, ma il calcio, si sa, è imprevedibile. E nella notte del St. James Park, il Tottenham espugna la casa del Newcastle e vince 1-0. In questo momento il Manchester City torna al comando della classifica a più 2. Fa il suo dovere, la squadra di Francesco vince 3-0 contro il Crystal Palace. Però non basta perché vince anche il City la sua partita. E a far festa sono i ragazzi di Guardiola per il terzo anno di fila sul tetto d'Inghilterra, campioni con la corona del Regno Unito. Con un Newcastle che ha sognato fino all'ultimo secondo, ma che si è dovuto arrendere, forse alla supremazia dei big, di chi ha dimostrato di essere più forte. E perché non si può sempre vincere. Certo che perdere in questo modo un campionato fa davvero male. Per quei 90 minuti buttati contro il Tottenham, o forse per qualche pareggio di troppo in stagione, non lo sappiamo. Però, visto che io amo sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, va detto, e l'ho detto anche a Francesco, che comunque il Newcastle non ha vinto la Premier League. Ma dopo anni è tornato a giocare la Champions League perché si è qualificato per la fase a gironi. E allora forse anche la seconda stagione meriterà di essere raccontata. Ebbene sì, queste erano le ultime parole che vi esponevo nel finale del primo episodio di questo Newcastle di Francesco, nel secondo totale delle carriere che vi sto raccontando, delle vostre carriere, vi ricordo, perché prima c'era stato il Bologna di Paolo, poi ci sarebbe stata la Juve Stabia di Nicola e il Sassuolo di Diego. Oggi però è il momento di tornare a quel secondo episodio, di tornare a quello splendido racconto, quella splendida cavalcata del Newcastle, insomma una cavalcata quasi perfetta, come avevo intitolato proprio quell'episodio. Ma io ho guardato un bicchiere mezzo pieno alla fine della stagione, vi ho detto, guardate che c'è la Champions adesso, era difficile, quasi impossibile partire da zero e vincere la Premier League, che comunque a detta di tutti è il campionato più difficile al mondo. Semmai ci si potrà riprovare quest'anno. Per farlo però, conoscendo la difficoltà della Premier League e conoscendo la difficoltà di FIFA 20 per vincere lo scudetto, bisogna fare un mercato con gli attributi. E allora in entrata Francesco si muove molto. Il primo è Edinson Cavani, El Matador, in scadenza con il Paris Saint-Germain e dunque acquistato. Primo ma non per importanza, perché arriva anche un certo Marcelo dal Real Madrid. Se volete poco realistico, ma vi ripeto, siamo su FIFA, bisogna rinforzare una squadra che ha voglia di vincere la Premier quest'anno. Arrivano anche Florenzi, Jorginho, Zagré, Gravenberg e Tomiyasu dal Bologna. A questo punto è il momento di iniziare la vera e propria stagione, ma prima della Premier c'è un impegno non del tutto banale, perché se ricordate il Newcastle nella prima stagione aveva vinto la Carabao Cup, la Coppa di Lega, mentre il Manchester City naturalmente aveva vinto la Premier League. E allora queste due squadre si incontrano subito nella prima partita ufficiale dell'anno, ovvero in Community Shield, ed è un match apertissimo, un po' come quelli della passata stagione, finisce 2-2. Al 90esimo. Non bastano neanche i tempi supplementari. A deciderla saranno i calci di rigore e danno ragione a Francesco, che vince 4-2 e si aggiudica il primo trofeo stagionale. Si parte benissimo anche in Premier perché arrivano tre vittorie sul campo del Leeds in casa contro il Crystal Palace, che tra l'altro vado a memoria era stato l'ultimo avversario della passata stagione, si era vinto anche lì ma purtroppo inutilmente, e poi vittoria anche sul campo del West Bromwich. Adesso è il momento di iniziare la stagione anche in Carabao Cup, lo sapete, si parte prestissimo. Ed è una partita che nasconde più insidie del previsto al Newcastle di Francesco, che per carità vince, ma solo 1-0 in casa contro lo Sheffield. E se da un certo punto di vista è una vittoria, il turno lo abbiamo passato, questo può albergare nel ragionamento di Francesco. Da un altro punto di vista si può anche pensare che qualcosa stia già scricchiolando, perché nelle prime tre partite si era vinto sempre con più di un gol di scarto. Invece da ora e per qualche settimana si vincerà proprio sempre, questa è la costante, ma di misura. Lo è stato in coppa contro lo Sheffield e lo sarà anche in casa contro il Norwich e in trasferta contro il Bournemouth.
Due vittorie comunque, che fanno un totale di 6 dall'inizio della stagione, 7 se si considera i calci di rigore contro il City, per precedere l'esordio in Champions League. E attenzione, sarà un girone tutt'altro che semplice. D'altronde lo abbiamo detto, il Newcastle non giocava la massima competizione europea da tantissimi anni. Infatti il girone di ferro: Real Madrid, Bayern Monaco e poi la Lokomotiv Mosca. Di certo, se il buongiorno si vede dal mattino, la sensazione è più che positiva, perché clamorosamente al Bernabeu, tra Merengues e Bianconeri, finisce 0-3. Il Newcastle di Francesco ha vinto in casa del Real Madrid. Per carità, non bisogna montarsi la testa, ma certo, iniziare un girone vincendo 3-0 a Madrid non è neanche troppo banale. Vittoria che fa bene, perché il Newcastle, sulle ali dell'entusiasmo, vince altre 3 partite, 2 in campionato e 1 in Carabao Cup. Soprattutto la prima, che è in casa contro il Tottenham, lo stesso avversario che nello stesso stadio aveva vinto 1-0 nella passata stagione, distruggendo i sogni di titolo del Newcastle, che però questa la vince, come detto, 3-1 secco. Poi arriveranno un 2-1 sul campo del Bournemouth, già affrontato in Premier ed eliminato anche dalla Coppa di Lega, e un 4-1 ad Old Trafford contro il Manchester United, peraltro come nella passata stagione. Insomma, è un Newcastle, quello di Francesco, che si gasa, si fomenta quando da affrontare c'è un big match. Al tempo stesso però è una squadra che rischia di buttare punti per strada contro le piccole, chiamiamole così, forse mezzo o più di mezzo passo falso, perché nel secondo turno del girone si pareggia in casa contro la Lokomotiv Mosca, che se vogliamo era l'unica da battere sia all'andata che al ritorno. Ma comunque è un pareggio che non cambia troppo i piani dei ragazzi di Francesco, che non fanno una piega. In campionato vincono altre 3 partite, dall'ottava alla decima, e poi all'undicesima ci sarà un match molto delicato. In mezzo c'è un'altra goleada clamorosa, perché dopo il 3-0 sul campo del Madrid, in casa al St. James Park contro il Bayern Monaco finisce 4-0. È pazzesco, però fra complimenti, attento contro la Lokomotiv, però un inizio di stagione clamoroso quello del Newcastle. Lo sappiamo, apro una parentesi, la Champions quest'anno è più semplice del campionato, va detto. In più, se ci mettiamo il calciomercato che ha fatto, la squadra che ha costruito, che già nella passata stagione faceva benissimo, ci può stare. Chiusa parentesi, undicesima giornata di Premier League. A St. James Park arrivano i campioni in carica, arrivano i rivali, arriva semplicemente il Manchester City di Pep Guardiola. Il risultato anche oggi dà ragione ad una squadra, che è la solita, per quanto ci riguarda, ovvero il Newcastle di Francesco. 3-1. Il Newcastle con questa partita si sgancia da un Manchester City che, come i ragazzi di Francesco, avevano fatto bottino pieno, ed è ufficialmente prima in classifica dopo 11 giornate di Premier. Ed è un Newcastle che fa tesoro di queste vittorie, continua ad essere costante, continua a vincere tutte le partite fino a dicembre, e quindi ci buttiamo dentro la Carabao Cup, ci buttiamo dentro il ritorno contro il Real Madrid, il ritorno contro il Bayern Monaco, che se poi sono due partite diverse rispetto all'andata, più di misura, si vince 4-3 a St. James Park contro il Madrid, si vince 2-1 all'Allianz Arena, ma si vince. Lo si fa anche sul campo della Lokomotiv Mosca negli ultimi 90 minuti del girone, che sentenziano un clamoroso e storico primo posto nel gruppo per gli inglesi, che passano di diritto agli ottavi di finale. Siamo così al 13 dicembre, si arriva alla 17esima giornata di Premier, e un Newcastle che sta fuggendo, perché anche ha più 6 ormai sul Manchester City, deve affrontare il Liverpool in casa. È una partita che per la vigilia, insomma, preoccuperebbe molto, anche perché poi Liverpool l'anno scorso aveva eliminato i ragazzi di Francesco dall'FA Cup e aveva regalato una clamorosa partita in Premier qualche settimana dopo, poi vinta proprio dai ragazzi di Francesco, che anche quest'anno lo fanno, portano a casa i 3 punti, 5-1. Insomma, ve lo ripeto, è un Newcastle che quando affronta le big si fomenta e raddoppia i gol che segna di solito. Ma comunque attenzione a tirare giudizi affrettati, a commentare dicendo la difficoltà è bassa e tutto quanto. La realtà è che il Newcastle sia un exploit clamorosa in questa stagione, sia la vera e propria sorpresa, non perché nessuno si aspettasse una lotta al vertice per i ragazzi di Francesco, ma perché sicuramente nessuno, compreso me, si aspettava questa dominazione totale. Una dominazione che porterà, è vero, il Newcastle a chiudere il girone d'andata con tutte vittorie. Ora, io non so se sia un qualcosa di unico nella storia della Premier League, fatemelo sapere voi nei commenti, onestamente, ma comunque tutte vittorie. Si chiude così.
purtroppo arriva anche la prima sconfitta stagionale, che non è in campionato ma in Carabao Cup, perché si esce contro il Chelsea, finisce 4-1 per i Blues. Diciamocelo, non è una sconfitta che fa troppa differenza, lascia molto scalpore perché è la prima e arriva il 16 dicembre, quindi capite che comunque è un qualcosa di clamoroso. Anche l'ultima per qualche partita, perché si riparte bene anche nel girone di ritorno, 3-2 in casa contro il Brighton, 2-1 all'Etihad contro il City nel ritorno di quella che sarebbe dovuta essere la sfida scudetto, ma che sì, se vogliamo lo è, perché sono comunque le prime due in classifica, già molto staccate. Ci sono 8 punti tra Newcastle e City alla 21esima giornata, è già parecchio. È un Newcastle che peraltro continua a vincere, perché batte in casa l'Oxford, batte anche il West Ham, batte il Chelsea. Poi però, dopo 23 partite di sole vittorie in campionato, alla 24esima i ragazzi di Francesco si fermano, finisce 2-2 in casa contro l'Arsenal. E mi verrebbe da dire, era ora, nel senso che non le puoi vincere tutte, sarebbe stato storico ma non le puoi vincere tutte, quindi 2-2 in casa contro l'Arsenal. La svolta della stagione non è tanto quella contro l'Arsenal, quanto la partita successiva, una vittoria tra l'altro, tanto per cambiare, sul campo dello Sheffield, 2-1 nei sedicesimi di FA Cup. E perché vi dico che è la svolta della stagione? Perché vincere sulle ali dell'entusiasmo e per la rabbia della passata stagione fino adesso era, se volete, esagerato ma plausibile. Adesso ci troviamo nel momento caldo, perché stanno per arrivare gli ottavi di Champions, che saranno contro il Bayer Leverkusen, dovendo giocare la prima in trasferta. In campionato la testa è salda, ma mancano ancora tante partite. E poi c'è l'FA Cup, che andrà affrontata, come nel caso della Champions, dagli ottavi in poi. Andiamo a step, andiamo per ordine. Partiamo dalla Premier League, dove arrivano praticamente solo vittorie, ad eccezione di qualche pareggio, come quello della 30esima giornata, casalingo contro il Liverpool, un rocambolesco 3-3. In FA Cup si vince sia contro l'Arsenal agli ottavi, che contro l'Everton ai quarti, e quindi è semifinale. In Champions gli ottavi si passano, non troppo clamorosamente oserei dire visto quello che si è fatto nel girone, ma si passano in modo rocambolesco anche qui, perché all'andata con il Leverkusen finisce 1-7 a favore proprio di Francesco e i suoi. Al ritorno finisce 0-3 con il Leverkusen che stava provando clamorosamente a rimontare la partita, con un Newcastle che ha giocato chiaramente con la primavera e quindi comunque sono quarti di finale. Quarti di finale che metteranno di fronte al Newcastle una squadra già affrontata nei gironi. Il Real Madrid? No. La Lokomotiv Mosca? Nemmeno. Il Bayern Monaco. E il parziale tra andata e ritorno sarà impietoso. 3-0 all'andata e 3-0 al ritorno, per un 6-0 totale contro i bavaresi. Newcastle in semifinale di Champions League, dove affronterà niente po' di meno che il Barcellona, e vedremo come andrà. Intanto però in Premier League la squadra continua a vincere, lo fa fino alla fine della stagione, ad eccezione di una sfida contro il Manchester United che vendica i 2-4-1 in due stagioni differenti e vince 3-0 a St. James Park. Ed è peraltro una vittoria pesante per i Red Devils, perché decisiva in chiave Champions. Con questi tre punti la squadra di Solskjaer staccherà il Tottenham, lasciandolo a meno 4 al termine della stagione, entrando a far parte delle prime 4 e quindi disputando la prossima Champions League. Ovviamente però, al di là di questa sconfitta, i ragazzi di Francesco vincono tutte le partite, concludendo esattamente non so con quali numeri per quanto riguarda vittorie, pareggi, sconfitte alla fine della stagione, ma credo che in tutto ci siano stati 2 pareggi in campionato, una sconfitta e 35 vittorie. Non ne sono sicuro, ma visto che la matematica non è un'opinione, vi dico i punti alla fine della stagione del Newcastle, che saranno 107 in Premier League, il che significa una sola cosa, scontata forse per l'arco della stagione per questo racconto, ma che ci emoziona comunque se ripensiamo allo scorso racconto, alla fatica e al sogno infranto della prima stagione. Il Newcastle è campione d'Inghilterra, stacca più 6 il Manchester City, che conclude a 101 punti, a 100 il Liverpool, che comunque è roba da pazzi, a 81 il Manchester United in questa classifica che state guardando. È vero, abbiamo chiuso per quanto riguarda la Premier, ma la stagione non è finita, perché ci sono ancora 2 semifinali. Una è di Champions contro il Barcellona, l'altra è di FA Cup contro il Manchester City, la rivale ormai storica. Partiamo dalla Champions,
perché con il Barcellona va diversamente rispetto a qualsiasi altra partita giocata contro le big europee e nazionali. Contro il Barcellona i tanti gol non si fanno, si subiscono, perché al Camp Nou finisce 5-2 e chiaramente è un risultato molto pesante, che in parte proverà ad essere rimontato al ritorno, ma non basterà il 2-1 messo in cassaforte, insomma, a St. James Park, perché in finale ci andranno i Blaugrana, e quindi è un risultato sorprendente per una stagione vincente per il Newcastle. Per il resto, normalissimo non vincere la Champions in un'ottica realistica alla prima partecipazione. Complimenti al Barcellona, ma spostiamoci in FA Cup, perché la rabbia e la delusione provocate dall'eliminazione in Coppa dei Campioni si trasformano anche questa volta in forza, in qualità. E contro il City, seppur a fatica, perché comunque i Citizens volevano a tutti i costi alzare un trofeo in questa stagione, magari l'FA Cup poteva essere l'occasione, finisce 3-2 invece. Finisce 3-2 per il Newcastle, che si qualifica in finale di FA Cup, dove affronterà il West Ham. E se c'è una cosa che mi ha sempre affascinato, dell'Inghilterra in particolare, e di questa competizione, l'FA Cup, è che le finali possano essere particolari, no? Spesso si affrontano anche squadre non proprio big tra di loro. Ed è sicuramente un qualcosa, torno a ripetere, di affascinante. Però Francesco non ce la fa godere. Cioè, non vince 6-0. E quindi, vabbè, ha distrutto anche il West Ham. Complimenti a Francesco, che alla fine chiude la stagione con due trofei, anzi tre, se contiamo anche la Community Shield con la quale aveva aperto la stagione. Ma comunque due trofei in chiusura, FA Cup e Premier League. Insomma, due trofei non banalissimi. È mancata la Champions, ma direi che ci possiamo accontentare, perché è stata una stagione dominante, all'interno della quale c'è stata una supremazia. Ecco, questo è il termine giusto da parte di Francesco e i suoi. Una supremazia, non so, fatemi sapere se esagerata, sicuramente un pochino fuori dagli schemi, non siamo abituati a questo, però chi lo sa, magari è divertente e affascinante anche così. E quindi ve l'ho voluta raccontare, soprattutto perché mi sembrava giusto portare a termine quel che di buono era stato fatto nella passata stagione, ma che era stato interrotto ad un certo punto, in quei 90 minuti contro il Tottenham. Oggi altra musica, in questo video, in questo episodio, altra musica. Complimenti a Francesco, che a questo punto salutiamo, e vi do appuntamento al prossimo episodio con una nuova, o chissà anche vecchia, carriera per finire di raccontarla. Un bacione, never give up e bella regà!